Questo impianto nasce da una collaborazione con un'azienda importante che è la Pfaffer, che voleva sperimentare proprio a livello industriale un impianto che avevano costruito a livello di modello ed affrontava un tema che era estremamente delicato. I pannolini e i pannoloni sono quasi per definizione non riciclabili, sono quelli che sostanzialmente andavano a finire all'inceneritore o in discarica. Da questa sperimentazione è stato avviato un primo impianto qui in Conterrina. Si è visto che la cosa funzionava, questi prodotti vengono raccolti, messi in una specie di lavatrice per semplificare, in cui vengono sanificati e puliti, escono spezzettati e scomposti. Si riesce a ricavare sia plastica da un lato, cellulosa dall'altro e il prodotto assorbente che poi è un prodotto anche da un valore economico notevole, ricavando quindi un risultato che è proprio quello di poter riciclare e rimettere nel mercato i prodotti di cui sono costituiti. Se riusciamo a togliere questa parte costituita dai pannolini e pannoloni dal rifiuto non riciclabile, raggiungiamo sì e aumentiamo la quota di raccolta differenziata, ma soprattutto togliamo quello che era dalle discariche o dall'incenerimento un materiale che era veramente importante. Questo risultato è un risultato unico a livello mondiale. Questo impianto però poter poi utilizzare i materiali che venivano scissi e quindi potevano essere sostanzialmente riutilizzati, aveva bisogno di un provvedimento amministrativo che dichiarava che la plastica che usciva da questo processo, come la cellulosa e il materiale assorbente, non erano più classificabili come rifiuti. È stata abbastanza lunga il percorso fatto con l'intervento di diversi organismi. Poi c'è stato un intervento dell'Unione Europea e alla fine è ritornato e il ministro Costa ha firmato il decreto proprio dell'end waste dei pannolini. Per noi è un risultato importante, molto atteso anche. Sostenuta e combattuta è stata la battaglia per arrivarci, però siamo arrivati alla fine e quindi si apre una fase che è diversa, che è quella della produzione industriale di questa cosa e anche della possibilità di sperimentare questo impianto in altre realtà. Sono molte realtà che sostanzialmente vengono a visitare l'impianto e sono interessate ad avere lo stesso tipo di impianto nel loro territorio. Quello che a me fa impressione è che in fondo la raccolta dei rifiuti, che è sempre stata considerata un'attività quasi marginale, poco considerata, sta diventando invece all'interno di un ragionamento di recupero dei rifiuti un settore di avanzato anche dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Allora, quello che era un settore sostanzialmente un po' degradato sta diventando un po' all'interno dell'economia un elemento importante per una crescita sostenibile dell'economia.